allora vi chiedo solo un momento per presentarvi CineSud Photo Magazine, la piattaforma online di informazione fotografica. Perché iscriversi alla newsletter di CineSud Photo Magazine? Perché chi frequenta la fotografia a qualsiasi titolo forse ha bisogno di sapere tutto quello che in questo magazine tutti i giorni puntualmente viene scritto. Sono circa 100, tra professionisti, amatori, aziende, testimonial, che hanno aderito a CineSud Photo Magazine. Con loro puoi conoscere il loro lato umano, il rapporto con la fotografia, puoi vedere le proprie rubriche, puoi commentarle, puoi assistere alla presentazione dei libri, puoi assistere ai workshop che settimanalmente vengono tenuti sul nostro magazine. CineSud Photo Magazine forse è proprio quello che mancava. E forse proprio lo strumento che può esserti utile. Iscriviti subito alla newsletter. Ciao a tutti quanti, buonasera. 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 Allora, io direi che possiamo iniziare. Ho un po' di emozione. Certamente, perché la serata ritengo che sia una di quelle serate. Noi stasera parleremo di fotografia, di teatro e di vita. Ho questa presunzione di parlare, di presentarlo così, questo incontro, per una serie di motivi. Di vita perché mi riferisco a Tommaso, ovviamente, perdonatemi gli altri ospiti, perché con Tommaso condividiamo ormai da diversi anni alcuni percorsi che abbiamo fatto con grande come dire, partecipazione. L'ho avuto e mi ha gratificato sempre la sua presenza ed è rimasto nel cuore di tutti coloro con cui abbiamo avuto a che fare. Tommaso è una persona speciale, Tommaso è un calabrese come me, Tommaso è una persona di una disponibilità incredibile e soprattutto è una grande persona con un'umanità grandissima, oltre ad essere un grande professionista. Io raccontare la storia di Tommaso non lo farò, perché verrà fuori con le domande che poi Massimo, che le testimonianze di Geppi, le testimonianze di Asus, che vi presento tutti quanti, che è Manfredi Maretti, che è l'editore di questo lavoro che sta per uscire da qui a poco, dedicato a Geppi Gleiesses. Parlare di Geppi Gleiesses mi sembra indegno da parte mia, nel senso che parlare di un attore, di un direttore di teatro, di un produttore, parlare di uno che ha scritto delle pagine importantissime della storia teatrale italiana mi sembra davvero superfluo. Sarà sempre Massimo che mi ha, come detto poco fa, mi ha detto: mi sono documentato a fondo, e più mi documentavo e più venivano fuori delle cose straordinarie. Manfredi Maretti, che quindi è Asus, ve lo ripresento ancora una volta, è l'editore, quello che ha creduto nei lavori di Tommaso, ha già pubblicato diversi libri. Man mano nella chat io mi preoccuperò di pubblicare, di promuovere, di mettervi i link di questi libri, ovviamente voi foste interessati, potreste eventualmente vederli e poi decidere di acquistarli. E quindi per me, ripeto, è una serata speciale, perché ho a che fare con un amico di lunga data. Racconto solo un episodio: mi trovavo a Roma a presentare Italia 90, ero uno degli sponsor ufficiali di Italia 90, ero cioè colui che aveva realizzato l'omino in vetro per Italia 90, ero disperato, non c'era un fotografo. Il corriere dello Sport Stadio, anche lui, Mimmo Morace, che molti di voi ricorderanno, quelli che hanno i capelli bianchi, Mimmo carissimo si è dichiarato disponibilissimo a venirmi a trovare laddove avevo questo omino da presentare, questo ciao da presentare, e non avevo un fotografo. Ho chiamato Tommaso, mi ha fatto arrivare il figlio col motorino, ero all'Hotel Quirinale, ha fatto arrivare il figlio col motorino a fare questa fotografia, che poi è stata pubblicata sulla prima pagina del Corriere dello Sport dell'epoca, stiamo parlando del 90. E quando ho detto: Tommaso, quanti devo dare? Mi ha detto: ma stai scherzando. Ecco, era un piccolo aneddoto che volevo raccontare. Io ho una chicca stasera da presentarvi, ovviamente, che si riferisce sempre a Tommaso, però ho rubato la scena già per molto, e quindi la presenterò nel corso, quando mi darà l'ok Massimo, e direi che potete incominciare. Grazie Geppi, grazie Manfredi, grazie Tommaso.
Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Manfredi, io vorrei invitarti a presentare un attimo la collana, perché tra l'altro non avevo capito che il libro non era ancora stato pubblicato, a maggior ragione vale la pena presentarlo, ma presentare anche la collana, che dici? Assolutamente sì. Questa è una collana che chiaramente si sta rinforzando anno dopo anno, una collana nata nel 2016 con un meraviglioso compagno di viaggio, qual è Tommaso Lepera, che è il fil rouge poi di tutte le sei pubblicazioni che dal 2016 a oggi sono state pubblicate e saranno pubblicate. E qui parlo chiaramente dell'ultima di Ceppi Grigliese, che avrà luce tra pochissimi giorni, meno di una settimana. Una collana che ha portato su carta stampata il teatro degli ultimi 50 anni e alcuni dei più grandi protagonisti teatrali che il mondo ci invidia. Una collana che oggi come oggi, in un periodo come questo, che è dobbiamo assolutamente contestualizzare in un periodo di Covid, ha una forza e un rilievo ancora maggiori, perché questo l'abbiamo notato non solo per quanto riguarda gli artisti teatrali, ma anche artisti in generale. Noi ci occupiamo anche di arte contemporanea. E molti artisti che non avevano pubblicato ancora oggi una monografia o un libro imponente che racchiudesse un po' tutta la loro carriera, in un periodo come questo, dove diciamo ci siamo sentiti un po' tutti più vuoti, più soli, avere una pubblicazione propria era ancora più importante. E quindi il valore del libro, secondo me, e del cartaceo, del contatto fisico, quindi non del digitale, bensì appunto del libro oggetto, in un periodo come questo di Covid, ha assunto un valore ancora più importante. Io credo che questa collana, proseguendo poi questi volumi, oggi siamo al sesto volume, Geppi Grigliese è il sesto volume della collana in 6 anni, possa sempre di più marcare una nostra presenza editoriale come editori nell'ambito teatrale sempre più fondamentale. Anche perché credo oggi che a livello internazionale non ci siano moltissime case editrici che dispongano di attori e pubblicazioni di questo livello, grazie poi soprattutto alla maestria di Tommaso che ci ha reso, diciamo, si è reso disponibile a farsi da compagno di viaggio insieme a noi in questa avventura. Benissimo. Geppi, è un piacere conoscerti. Io farò un po' di domande, diciamo, a Tommaso e poi molte a te, perché in qualche modo poi sono sicuro che Tommaso interverrà, come si dice in gergo calcistico, in tackle pesante. Però mi sono divertito molto a leggere la tua storia. Mi sembrava di vedere un po' il Barry Lyndon italiano, soprattutto nella prima parte. Era veramente molto divertente e anche molto affascinante. Allora, Tommaso, io comincerei a farti delle domande. Spero di non essere, insomma, stupido nelle mie domande, perché ovviamente io sono più fotografo che esperto di teatro, però in tutto questo cercherò di barcamenarmi. Allora, nel libro, diciamo, quando si parla di te nello specifico, si dice che a un certo punto tu ti presenti, con questa tecnica della fotografia dinamica in movimento, che si è rivelata un po' la tua carta vincente, no? Nel mondo del teatro. In cosa consiste, da cosa è nata questa tua intuizione? Ma guarda, più che intuizione è stata una necessità per me, perché io sono arrivato a Roma a 20 anni dalla Calabria. Ovviamente non conoscevo nessuno, nessuno mi conosceva, quindi cercavo di intrufolarmi, ma sono arrivato proprio con l'intenzione specifica di fare il fotografo teatrale, pur non avendo mai visto uno spettacolo teatrale, e questo per inciso. E quindi io cercavo di aggirarmi. Mi aggiravo anzi nei vari teatri romani con la macchina fotografica nascosta sotto la giacca, cercando di rubare qualche immagine. Come si sa, non si può fotografare durante lo spettacolo per non disturbare gli attori, per non disturbare il pubblico. E allora io facevo 3-4 fotografie con una macchina rumorosissima per l'epoca, no? Poi inevitabilmente veniva il fatto fuori perché, ovviamente, come dicevo, non si può fotografare. E così facendo, niente, fotografando senza interrompere il corso naturale della recita, diciamo che
ho inventato, tra virgolette, questo modo dinamico di fare fotografie. Bisogna dire che fino all'epoca, parliamo degli anni 60, alla fine degli anni 60, quasi tutte le fotografie degli spettacoli teatrali venivano fatte in posa, nel senso che il regista focalizzava 5-10 momenti salienti dello spettacolo. Durante una prova bloccava gli attori e c'era un fotografo che si limitava a scattare la fotografia. Quindi erano tutte quante fotografie statiche, non c'era il pathos della recitazione, tant'è vero che se si vanno a guardare quelle fotografie, quasi tutte le fotografie, gli attori guardano in macchina. E quindi questo era. Io, dovendo fotografare appunto di nascosto, diciamo che ho inventato questo modo di fotografare. E avendo l'accortezza di far avere agli attori, ai registi, le fotografie quando mi vengono bene, perché non è detto che venissero sempre bene, perché poi, tra le altre cose, dovendo fotografare di nascosto, i materiali dell'epoca non erano quelli di adesso, perché c'erano pellicole poco sensibili, anche le macchine fotografiche non erano quelle di adesso. Però quando venivano bene io avevo l'accortezza di far avere ai diretti interessati le fotografie. E devo dire che sono piaciute subito. Questo genere di fotografia, di fotografia appunto in movimento, è piaciuta subito. E da lì è partito tutto quanto. Tant'è vero che io dico sempre che il primo servizio fotografico commissionato è stato addirittura di Bettino De Filippo, al quale avevo fatto alcune fotografie in uno spettacolo, glielo avevo fatto avere. Lui, quando ha ricevuto queste fotografie, mi ha telefonato, tenendomi per mezz'ora al telefono, facendomi i complimenti, dicendo che non aveva mai avuto fotografie di quel genere. Quindi mi ha commissionato lo spettacolo, e ricordo benissimo che era Come finì Don Ferdinando Ruoppolo, perché Geppi lo saprà che spettacolo era. E quindi da lì, diciamo che è partito tutto quanto. Poi ho conosciuto Romolo Valli, ho conosciuto... Geppi l'ho conosciuto nel 1980-81 per caso, per puro caso, perché sono capitato al teatro Valle a fotografare uno spettacolo dove Geppi era addirittura il produttore di questo spettacolo. Io onestamente ero andato a fotografare per la Maggio. Poi invece quasi tutte le mie fotografie si sono focalizzate su Geppi, perché questo personaggio mi ha incuriosito, mi ha veramente... Eccola, questa è la la sorpresa per Geppi. Che bella, questa è Arancia Meccanica, 91. Questa è una fotografia che era parte di un libro storico ormai, perché è introvabile. Tu ce l'hai, Geppi? Sì, ce l'ho. Sì. Io non ce l'ho più nemmeno una copia. E io non te la do però, non te la do. A me è stato regalato da un signore che sapeva che ci tenevo tantissimo, lo ha recuperato e me lo ha fatto avere. Poi vi faccio vedere altre fotografie, però adesso stiamo parlando d'altro, però volevo fare questa sorpresa a Geppi. Bella, bellissima sorpresa, bellissima. Quindi Massimo, questa è la storia della fotografia dinamica. Tommaso, senti, la sensazione che ricevo dai testi del libro è che Geppi, come tanti altri attori, hanno sempre voluto te, non tanto per moda, perché a volte un fotografo magari conosciuto viene chiamato perché va di moda, no? Ma per stima, perché finivi quasi con l'essere considerato parte della compagnia. Allora, nel tuo lavoro, quanto è stato importante creare rapporti di fiducia con le compagnie e con gli attori? Perché sembri, diciamo, anche dal modo in cui gli attori si rapportano con te, anche Geppi, cioè sembri parte della compagnia, insomma, sembri essere veramente parte del loro mondo, no? Allora, per me è molto più importante, sono più importanti i rapporti umani e non quelli lavorativi. Io frequento gli attori non soltanto per una questione di lavoro, ma mi piace parlare con loro, mi piace sentire le loro storie, mi piace diventare amico. Fortunatamente ci riesco quasi sempre, perché io amo il loro mondo, so che cosa c'è dietro uno spettacolo teatrale, so la fatica degli attori. Quindi con il mio lavoro ho cercato di portare avanti questa loro passione, che poi è pure la mia, no? E devo dire che con alcuni di loro, fortunatamente, sono proprio amico,
con i quali andiamo a cena assieme, ecco. Quindi senti, tu da tanti anni riprendi e racconti il teatro italiano. Che ne pensi del teatro di oggi? Quanto è cambiato, se è cambiato, e se esiste un ricambio dei talenti inestimabili che è il teatro italiano, grazie anche a collane come quella di cui ho parlato prima, ha prodotto negli ultimi 50 anni, perché veramente negli ultimi 50 anni il teatro italiano ha prodotto degli attori e dei registi incredibili a livello non solo nazionale ma internazionale. Quanto sta cambiando il teatro? Ma guarda, quello che dico io è cambia tutto, no? In tutti i settori dell'arte c'è stato un cambiamento epocale. Ma anche il teatro da adesso, secondo me, è un teatro molto di qualità. Certo, forse non ci sono più i mostri sacri che c'erano una volta, però voglio dire, c'è un altro Leonardo per caso? C'è un altro Beethoven? No, assolutamente. Quindi se cambia tutto, deve cambiare anche il teatro, è logico, no? Però io posso garantire, perché riconosco tutti quanti gli attori, anche quelli giovanissimi, io faccio quasi tutti gli spettacoli dell'Accademia Silvio D'Amico, quindi vi posso garantire che dalla Silvio D'Amico nascono dei veri talenti. Certo, molto probabilmente non gli viene dato modo di crescere, perché ce ne sono talmente tanti di attori che, a differenza di una volta, che erano quelli e quindi lavoravano sempre quelli, adesso purtroppo non è così. Però posso garantire che il teatro di oggi assolutamente non fa rimpiangere il teatro di una volta, perché ci sono attori bravissimi, ci sono delle realtà veramente fantastiche. E dopo di te ci sono altri fotografi votati con la stessa passione al teatro, no? Beh, sì, come no, certo, sì. Però devo dire una cosa, fare fotografie teatrali è un po' un pennalotto, nel senso che adesso io non lo dico per demotivare altri fotografi, no? O quelli che si vogliono avvicinare alla fotografia teatrale, però è un settore veramente povero, quindi si deve fare con una grande dose di passione, sia per il teatro che per la fotografia, e con la consapevolezza che non si guadagna. Quindi parecchi si avvicinano alla fotografia teatrale, perché è un mondo molto affascinante, però inevitabilmente si allontanano subito. Io stesso, da me vengono tanti ragazzi, io me li porto appresso, ma quando vedono la fatica, ma anche fisica, è quello che c'è dietro, dopo uno, due, tre spettacoli, poi spariscono senza salutare. Purtroppo non ce ne sono. Scusami se ti fermo un attimo, Massimo, ma voglio fare fornire un assist a Tommaso. E lui, prima che un fotografo, è un esperto di teatro, un conoscitore profondo del teatro. Le fotografie di Tommaso sono frutto di una conoscenza, come dire, completa di quello che accade sul palcoscenico. Ecco qual è la differenza, cioè avvicinarsi a fare fotografie di teatro, ma un po' come in tutti i rami della fotografia, ma non avere conoscenza di quello e coscienza di quello che si fa, ti demotiva, perché se il motivo è andare a fare fotografie per poi guadagnare e non vivere quello che stai facendo, è chiaro che ti allontana. E che un assist che ci tenevo a dare a Tommaso, perché conoscendolo così profondamente so quanto è importante, e vorrei che lo dicessi chiaramente, apertamente, questa cosa, Tommaso. Beh, vabbè, certo, io essendo appunto il teatro la mia passione principale, oltre alla fotografia, è logico che quando vado ad affrontare uno spettacolo non è che ci vado così, giusto per fotografare, io vado molto preparato, perché leggo i testi, leggo i copioni, parlo con i registi, parlo con gli attori, parlo con gli scenografi, parlo con i direttori di scena, quindi cerco di entrare proprio nello spirito dello spettacolo. Quasi sempre mi riesce, perché appunto è dotato da questa grande passione e da una grande amicizia nei confronti degli attori, allora forse per questo che mi vengono bene le fotografie. Io penso anche che sia questa passione poi in qualche modo giustifichi una perseveranza quasi, come dire, masochistica, però che poi alla fine diventa vincente, no? Perché vale per Tommaso, ma pensiamo a Mario Cresci che abbiamo avuto, no? Cioè che a 80 anni sta raccogliendo finalmente i risultati del suo talento, Guido Guidi, altri autori fantastici che, insomma, perseverando in uno stile, alla fine hanno vinto. Geppi, te tocca a te adesso. Ti do del tuo, spero che non ti crei problemi. Ma scherzi, allora, nella premessa del libro
Chiaramente quando parlo con Geppi, come dire, le domande in qualche modo coinvolgono anche Tommaso, sei libero di intervenire quando ti pare. Nella premessa del libro tu fai riferimento alla peste del 1630 a Venezia e a come l'epidemia si rivelò alla fine, chiaramente con tutto il rispetto per le vittime dell'epidemia, un incredibile spartiacque tra la chiusura di ogni attività e l'esplosione di voglia del teatro. No? Da lì nacque proprio l'epoca d'oro del teatro veneziano. Pensi che questa pandemia possa avere lo stesso effetto? In un altro passo tu affermi di confidare nel fatto che ne usciremo migliori come esseri umani. Io devo dire che c'è un po' di perplessità al riguardo, non tanto per il teatro, ma sul miglioramento degli esseri umani, perché ho avuto diversi, come dire, anche discussioni pacate, normali, all'interno degli ospedali. Mi hanno raccontato che vedono il peggio dell'umanità sta venendo solo fuori adesso. Però voglio che tu mi smentisca, soprattutto che mi parli diciamo, come dire, della tua previsione possibile riguardo al teatro, che forse è l'aspetto più interessante. Cioè, la domanda è bellissima. E ti devo dire che nella prima intervista che ho fatto quando è scattato il lockdown, la feci a Messaggero nel marzo dell'anno scorso, io dissi e adesso riflessione e silenzio, pensiamo, ragioniamo a quello che siamo, a quello che diventeremo, a prescindere da quanto durerà questa pandemia. Certo, quello che hai citato ed è quello che ho fatto, in realtà poi mi hanno fatto stare zitto pochissimo, perché io dico il problema è degli altri. Se mi fermate, io da 43 anni vado in tournée, sono da 77 o 66 anni, la prima fotografia Tommaso me l'ha fatta nel novembre dell'80, quando io ho iniziato a fare teatro, tournée, era la stagione 76-77, quindi sono ormai quasi 45 anni, però per quest'ultimo anno e mezzo in tournée non ci siamo andati. Ma io dico, se mi fermassi, sono credo uno dei pochi attori che non si è mai fermato, mai un anno, mai. Ogni stagione ho fatto perlomeno un centinaio di recite, dalle 100 alle 160 recite, in ogni stagione teatrale. Dico, se mi fermate è un problema vostro, nel senso che poi in questi mesi io ho scritto, per quanto mi riguarda, la parte del libro che stiamo presentando oggi e per il quale ringrazio profondamente Manfredi, perché Manfredi editore ha avuto un coraggio leonino a fare partire una collana di questo genere, una collana che poi si è rivelata di grande successo. Naturalmente tutto questo non poteva avvenire senza l'apporto di Tommaso, ma di questo parlerò immediatamente dopo. Tutti gli editori sono coraggiosi, perché in questo momento, con la situazione italiana, l'editoria veramente è un atto di coraggio. Un grandissimo coraggio. E io citavo l'episodio della peste, perché è vero. Noi l'anno scorso abbiamo fatto al Quirino, il teatro che dirigo, il Quirino Vittorio Gassman di Roma, che è il secondo teatro privato d'Italia e il primo di Roma in questo momento per numero di spettatori, per abbonati, eccetera, eccetera. Noi abbiamo messo in vendita gli abbonamenti a metà luglio, no? Quando c'erano i contagi grosso modo arrivati a 10.000, ora siamo a 500.000. E incredibilmente, dopo quella terribile pandemia di quei mesi, incredibilmente noi in 10 giorni soltanto di vendita, dal 15 luglio al 25 luglio, abbiamo venduto 1.500 abbonamenti. Sono tantissimi. Noi abbiamo 6.000 abbonati in tutto. Là, perché? Perché c'è una voglia straordinaria di tornare a teatro. La gente vuole tornare a teatro, vuole vedere il teatro. La Netflix del teatro propagandata da Franceschini è un'autentica boiata, è una volgarità, non esiste, non può esistere. Come tante altre cose proposte dal... Infatti, tu forse all'interno del libro avevi letto che io ho fatto un pezzo più teorico che si chiama Il ponte verso il sogno. Che cosa dico in quel pezzo? Dico che l'unica forma di spettacolo che non ha mediazione tecnica e che naturalmente è lo spettacolo dal vivo consente allo spettatore di salire in palcoscenico insieme all'attore. E tutti e due i gruppi, spettatori e attori, si avviano verso il 600 di Molière, verso il 500 di Shakespeare, verso il 1910 di Pirandello, verso il 1950-40 di Edoardo, e insieme vanno verso questo sogno.
e non hanno, sì, mi potrete dire questo avviene anche al cinema, ma al cinema hai una parete davanti, quindi evidentemente non hai il palpito vivente e pulsante degli attori. Questo è fondamentale e questo non morirà mai, per cui per pensare di farlo in streaming, io mi sono sempre rifiutato e continuerò a farlo. Poi può servire come documentazione, ma è un altro paio di maniche. Per me la documentazione che esiste ed è vera e reale è quella di Tommaso. Perché? Qui veniamo a Tommaso, a quello che penso di Tommaso. Innanzitutto per me Tommaso è un amico fraterno, è un compagno di strada e soprattutto è quella persona, lui dice, ha inventato la fotografia dinamica, che è una realtà in teatro, ma oltre a inventare la fotografia dinamica, quando Tommaso ti fotografa, le sue mani diventano artigli, lui ti becca l'anima, le prende attraverso gli scatti e naturalmente riesce a prendere di te quello che in quel momento il tuo personaggio vuole esprimere. E lo fa con una discrezione, con una delicatezza massima, sale in palcoscenico, e mentre invece magari uno pensa che stia in platea, e sale in palcoscenico, non te ne accorgi. Non te ne accorgi perché è con te che sogna, è con te che vede quelle cose, è con te che le fa palpitare. Per capirci, per fare un parallelo, la regia critica, la regia teatrale, la vera regia di oggi, una volta c'erano i direttori, i capocomici, no? Facevano la direzione, facevano il metteur en scène. Poi la regia critica fu inventata da Squarsina, si dice, con uno spettacolo si chiamava Ciascuno a suo modo di Pirandello, ma quella fu una rivoluzione, la stessa rivoluzione in parallelo ha fatto con l'immagine del teatro, degli spettacoli, attraverso le sue immagini, ha fatto Tommaso. Una rivoluzione, una vera rivoluzione. E oltretutto ha documentato il meglio, qualche volta poverino gli è capitato anche il peggio, del teatro italiano e non solo italiano. Per cui io sono stato fotografato da lui quasi ininterrottamente, con brevi interruzioni, dal 1980 a oggi. Lui ha testimoniato il più giovane capocomico italiano, perché io sono stato il più giovane capocomico italiano, avevo 25 anni, e lo spettacolo di cui parlava era quello, appunto, Il Voto, con Pupella Maggio, scritturai Pupella Maggio. Poi ho avuto la fortuna di scritturare dei mostri assoluti, oppure di essere scritturato, ma molto raramente. In realtà ho avuto sempre una mia compagnia. Sono, diciamo, un capocomico vecchio stampo. Ho fatto debuttare in teatro Mario Monicelli, ho fatto debuttare in teatro Liliana Cavani, ho avuto come attrice scritturata, diretta da me, Alida Valli, Regina Bianchi, Pupella Maggio, Arnoldo Foà. Aspetta Geppi, che devo fare un sacco di domande su sta roba, se tu mi dicevi tutto mi freghi. è tutta questa massa straordinaria di roba è comunque stata raccolta dagli artigli del mio amico Tommaso. Okay. Compresi gli ultimi due spettacoli che ancora devono debuttare. Compresi due spettacoli che devono ancora debuttare. E poi ha testimoniato anche, caro Massimo, Tommaso ha testimoniato anche gli ultimi, insomma, due dei miei ultimi successi, grandi successi che portano la firma di Liliana Cavani, che sono Filomena Marturano, con cui ho vinto il premio Flaiano, secondo me è il premio più importante che c'è oggi in Italia, e con l'ultimo, Col piacere dell'onestà di Pirandello, il premio come migliore attore europeo consegnatomi dall'Accademia Medice a Firenze in Palazzo Vecchio. Ecco, lui ha testimoniato, queste cose sono là, resteranno nella storia. Noi attori scriviamo sull'acqua, come si dice, no? Lo diceva anche Shakespeare, ma scriviamo sull'acqua, ma qualcosa probabilmente resta per merito di persone come Tommaso e per merito di persone come Manfredi. Assolutamente sì, poi del resto, come si dice, verba volant, scripta mane, le fotografie sono scritte, no? Quindi in qualche modo rimangono. Tu, Massimo, diciamo, nel Massimo. Libro viene fuori che tu hai conosciuto veramente tantissimi geni del teatro e dello spettacolo, così come del resto Tommaso. Con alcuni di questi hai lavorato, con altri ti hanno concesso di mettere in scena le loro opere, per esempio De Filippo. E a volte sei riuscito anche a stabilire dei rapporti di grande amicizia con alcuni di loro, tra l'altro sei anche tu, come dire, in qualche modo un genio del teatro dello spettacolo.
Puoi sintetizzare in poche parole quello che ti hanno trasmesso, qualche elemento ricorrente? Per esempio, tu parli sempre di grande semplicità. Spesso e volentieri, invece, come dire, uno magari si fa un'idea di un, come dire, un personaggio famoso e lo associa subito a grande arroganza, egocentrismo, no, che altro. Invece tu, in quasi tutti, a parte forse Carmelo Bene, ma insomma, in quasi tutti parli, no, di questo elemento, no, ricorrente della grande semplicità, no? Che però magari non è l'unico, insomma, mi sarebbe carino che tu, come dire, condividessi questa Massimo, questo in teatro non avviene quasi mai. Come? Questo, no, l'arroganza in teatro non avviene quasi mai. Fantastico. Forse con i divi del cinema, della televisione può avvenire, ma in teatro quasi mai, ti garantisco, perché è tutta un'altra categoria di gente, ecco. Ovviamente io parlavo in generale, quindi sì, penso, certo, al mondo dell'arte, al cinema, ma anche nel mondo dell'arte, la fotografia. Massimo, ti svelo una chicca che non so se forse la conosce Tommaso, forse no, lo conosce Maria Paola Poponi, che tanto si è adoperata, curatrice del nostro volume. Allora, una chicca che riguarda la mia prima esperienza nello spettacolo, che è la seguente. Io facevo la comparsa, avevo 17 anni, 16 anni e mezzo, era il 71, sì, 16 anni e mezzo, e feci la comparsa in un film. Indovinate che questo film era, niente meno, poco di che, era il Che cosa è successo tra mio padre e tua madre, di regia di Billy Wilder con Jack Lemmon. Io girarono naturalmente su un aliscafo che andava da Napoli a Ischia, e io ero una comparsa, e ricordo perfettamente, come se fosse oggi, Billy Wilder con la sua lobbia di paglia, un cappello di paglia meraviglioso, il sigaro in bocca e degli occhiali spessissimi, una faccia tonda, molto divertente e molto simpatica. E ricordo molto bene Jack Lemmon anche, che è un genio assoluto, come era un genio Billy Wilder, forse Billy Wilder il più grande regista di tutti i tempi, uno che è riuscito a fare film totalmente diversi tra loro e tutti perfetti, come Qualcuno piace caldo, come Testimone d'accusa e come Viale del tramonto, no? come Kubrick, su quelli che riescono a fare qualsiasi cosa. Allora, mi ricordo che eravamo là e facevamo questo tragitto tra Napoli e Ischia, e girammo naturalmente buona la prima, perché erano dei passaggi, delle cose immediatamente, buona la prima, ok, a un certo punto questi due mostri sacri si siedono a un metro da me, e io cercavo di carpire con il mio inglese scolastico quello che si dicevano, e sentì due parole, rabbit, capì, e wine. Allora, alla fine di questo tragitto andai dal direttore di produzione, che era italiano, e gli chiesi, le chiedo scusa, mi può svelare questo, io ero un bischelletto, mi può svelare questo segreto? Perché io ho sentito soltanto due parole, rabbit e wine. E lui mi disse, stanno parlando della trattoria dove devono andare a mangiare il coniglio all'ischitana e quale vino rosso devono bere. Ora, quelli avevano appena girato, erano due dei più grandi mostri di tutti i tempi, e parlavano di questo. Allora io avrei concluso questo intervento, che purtroppo nel libro non è entrato, dicendo, come diceva il mio amico Lucio Dalla, che si scompisciava sotto quando veniva a vedere i miei spettacoli, caro amico, la cosa eccezionale è essere normale. Per questo io dico, è la normalità. Poi la cattiveria in scena, come dice Tommaso, e non sono completamente d'accordo con lui, purtroppo esiste, esistono quelli che cercano di sopraffarti, esistono, qui c'è un esempio che io cito nel libro, che è Giancarlo Cobelli, ma che, sì, sì, c'è una domanda riguardo a quello, non avanzare. Ho capito, ma, ma se vogliamo parlare, anche perché diciamo una cosa, Massimo, molto importante, questo libro ha una struttura diversa rispetto agli altri libri della stessa collana. Mi onoro di appartenere a una collana in cui che è iniziata con Mariangela Melato, poi proseguita con Gigi Proietti e con Gabriele Lavia. Ma in questo libro io ho detto, facciamo il libro, ne sono entusiasta e onorato, però io voglio parlare della mia vita. E poi a un certo punto dico, questi 40 anni, dall'80 al
al 2020, li ha testimoniati, parlano le fotografie di Tommaso. Per il resto io racconto la mia vita, i personaggi che ho incontrato, le storie che ho vissuto. E credo che sia una formula vincente, un mix tra vita raccontata, vita vissuta, vita che fortunatamente ancora si deve vivere, perché ho 66 anni, se è vero che si può recitare fino a 100, ancora sono un ragazzino, e quindi insomma, sono molto contento che si sia instradato in questo modo, il tipo di volume. È un mix vincente anche perché avvicina persone anche che non sono appassionate di teatro o che non hanno una cultura così profonda sul teatro. Visto che hai fatto riferimento a Cobelli, no? A me ha fatto impressione quel tuo intervento all'epoca con Cobelli, di cui comunque parli bene, ma insomma in quello specifico contesto tu prendi una posizione quasi, no, di scissione, di contrasto. Allora, secondo te, visto che tu sei anche un regista, quali sono secondo te le doti di un buon regista? Parlando per esempio di Squarzina e della sua regia critica, tu affermi ogni parola, ogni sillaba aveva un significato nascosto, che tra l'altro per me che sono un fotografo è importante perché penso che anche ogni fotografia ha un significato nascosto e spesso si confonde diciamo il significato di una fotografia con quello che mostra. Allora, è forse un mix di capacità di gestione di talento e passione e di lettura oltre le righe? Può essere questo un po' la sintesi? Certamente sì. Allora, vado un attimo sulla faccenda, sull'affair Cobelli, chiamiamolo così. Giancarlo era un grande regista, grande regista. Io l'avevo conosciuto perché avevo fatto in radio a Napoli un Fra Diavolo con lui, con Mariano Ricillo protagonista. E mi aveva dato immediatamente l'impressione di essere geniale, ed era indubbiamente geniale. Quando io produssi, perché là ero solo produttore, lo spettacolo La Vedova Scaltra, che aveva come protagoniste niente di meno poco di che Marina Malfatti, Nando Gazzolo e Fiorenzo Fiorentini, arrivai lì e tanti altri attori, arrivai lì e trovai al debutto, era Massa, sì, Avventuri di Massa, trovai una compagnia praticamente terrorizzata. Terrorizzata perché il metodo maieutico di Cobelli era quello di tirar fuori dagli attori il loro meglio, dando di sé il proprio peggio, cioè con violenza spesso, con violenza, trattando male. E trovai una compagnia sfiduciata che non sapeva dove andava, se quando sarebbe andato in scena, poi il giorno dopo era il debutto, come sarebbe finita la cosa. Allora io convocai la compagnia, presente Cobelli, e dissi: amici cari, questo grande regista domani se ne andrà, lo spettacolo sarà vostro, voi andrete in scena, la faccia è vostra. E il prestigio, il successo sarà anche vostro. Vi prego, da oggi fino a domani sera, fino al debutto, di non stare più a sentire il regista, se no saranno soltanto guai per tutti. E così fu. Lui non disse una parola e le cose andarono totalmente lisce. E naturalmente fu un bellissimo successo. Squarzina è stato un regista straordinario, più che geniale, meticolosissimo. Lui fece con me la regia di Liolà, in cui c'erano anche una mia madre adottiva, che è Regina Bianchi, e Orso Maria Guerrini, e colei che faceva Zia Ninfa, cioè la madre di Liolà in scena, che era Miranda Martino. Tra le altre cose ci sono le fotografie meravigliose di Tommaso e anche una foto, forse la più bella, che abbiamo fatto insieme, mia e di mio figlio. Che avevo 9 di Lorenzo. Anni. Mio figlio Lorenzo che debuttava, sì, aveva 9 anni, sì, era il 90. E noi facemmo 15 giorni di prova a tavolino, che oggi può sembrare, una volta si poteva fare così, oggi sembra un'enormità, oggi si va in piedi praticamente alla prima lettura, alla seconda, alla terza, due o tre giorni a tavolino. E fece un bello spettacolo, ma naturalmente Squarzina era un grandissimo regista. Il mio metodo di regia, e l'ho risperimentato adesso con due dei grandi mostri sacri viventi, fortunatamente operanti, altro spettacolo che naturalmente Tommaso ha fotografato, che è Arsenico e Vecchi Merletti. Le due protagoniste femminili sono Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini, cioè la storia del teatro italiano. La musa di Strehler, Giulia Lazzarini, e
la prima attrice di Zeffirelli, di Ronconi e tanti altri, è Anna Maria Guarnieri. E io sono stato e sono sempre naturalmente dolcissimo con i miei attori, però quello che ritengo è che con chiunque in scena un regista debba mantenere un diaframma, cioè si può essere amici sempre assolutamente con gentilezza, con cortesia, fino a un certo punto. Arriva il momento in cui il regista, e questo mi è successo addirittura con Giulia Lazzarini, che faceva, tra virgolette, i capricci alla sua età, gli dovete dire, basta, si fa così. O, come per miracolo, la scena si rasserenò completamente e con Giulia è nata una profondissima amicizia, perché spesso l'attore vuole, deve sentire il peso e la mano della regia, di chi guida. E io sono abituato, per forza di cose, essendo appunto nato capocomico, a fare il leader, a volte anche in modo sgradevole, ma però comunque a farlo. E lo devi fare con attenzione, sapendo che tanti sono, possono essere tuoi figli, tanto i tuoi genitori. Devi avere accortezza, ma anche, quando è necessario, purtroppo a volte è necessario, durezza, anche con dei grandissimi come quelli che ho citato. Senti, nel paragrafo, fra un po' arrivano domande anche per te, Tommaso, bilaterale, diciamo. Comunque tu puoi intervenire quando ti pare. Nel capitolo su Alida, nel paragrafo su Alida Valli, parli delle sue angosce che diventavano quelle del personaggio, di come lo stesso affondava dentro di lei, di come tutto questo risultasse un fenomeno, tu lo definisci quasi sovrannaturale e meraviglioso. Allora, la domanda che io ti pongo, da profano, è quanto in un bravo attore le vicissitudini personali si mischiano con quelle di un personaggio, o quanto devono restare scisse, e quanto ci si dimentica di se stessi per diventare qualcun altro. Alla fine del libro tu parli delle tue esperienze didattiche, anche dei metodi vari, no, di recitazione, eccetera, e un po' fai accenno a questa cosa, però questa è una domanda che ti faccio, come dire, di carattere puramente personale. Allora, una domanda bellissima, Massimo, è molto difficile rispondere, però io ti dico che, per quello che penso, naturalmente, per quello che ne penso, il mischiare i piani tra vita personale e vita del personaggio in scena è molto pericoloso e quasi sempre sbagliato. Ci sono due metodi di recitazione: uno è quello dell'immedesimazione, non la voglio far lunga, e l'altro è quello dello straniamento, cioè di guardare il personaggio, no, al di fuori di se stessi. E secondo me, comunque, coniugare le due cose è sempre la strada migliore. E puoi sfruttare, come diceva Stanislavski, un sistema che è quello della memoria emotiva, cioè quello di ricordarti quello che dovrebbe vivere il personaggio attraverso il tuo bagaglio personale, il bagaglio delle tue esperienze, e questo certamente può aiutare. In quel caso, il dramma che viveva questa pittrice lesbica, che era interpretata dalla divina Alida Valli, diventava era il dramma della pittrice, ma perché lo assorbiva dal dramma dell'attrice, che era una donna stanca, una donna in qualche modo vinta, e aveva dato tutte le sue angosce al personaggio. Quindi, incredibilmente, la pittrice lesbica che interpretava e Alida Valli erano in quel momento tutt'uno. Io questo fenomeno lo vidi alla Prova Generale ed è una cosa che non dimenticherò mai, perché non era immedesimazione, era semplicemente essere in quel momento il personaggio, e il personaggio si trovava ad essere l'attrice. Non c'era più distinzione di ruoli. E questa è una roba, cioè, credo che sia un dono di Dio averlo visto, perché è una cosa rara, difficilissima, che non si può fare, non si deve abusare nel caso si riesca a farlo. Ma in quel caso fu un raggio divino, ecco. Adesso una domanda per, diciamo, tutte e due. Prendendo spunto dal paragrafo in cui parli di Pelos la Capria, che tra l'altro mi ha fatto ridere da morire quando va prima in mutande, perché mi pare che è lui che va prima in mutande alla regina,
La domanda è, ami prenderti in giro? Vale per tutte e due, anche te Tommaso? Mi prendono in giro tutti quanti. Quindi... No, ma personalmente, no, gli altri va bene. Cioè... Assolutamente, certo, perché no, scusa, bisogna. E tu Geppi? Ma, non lo so. Geppi non io... tanto, perché... No, io non tanto. mi dicono, almeno cattivo, mi è sempre stato... Tommaso, non dovevi dirla questa No. Io mi sono sempre... Mi riprovano di essermi riconosciuto solo un difetto. Ma in realtà ne ho tanti, per carità. Poi te ne do uno io oggi, per quello che mi hai risposto. Bravo, vai. Ma il difetto che mi riconosco io è di avere poco senso dell'orientamento. Nel senso che se mi mette... Adesso fortunatamente abbiamo, no, sui telefonini, cioè abbiamo il Google Map per cui ci orientiamo. Io, dicevo, ho sempre detto, mi perdo anche nel cesso di casa. Ma questo è il difetto che, secondo i cattivi, mi riconosco. Ma che difetto è questo, Gesù? Questo non è un difetto, appunto perciò me lo riconosco, perché non è un difetto, ma quello che posso riconoscere come difetto vero è di essere permaloso, però quello senz'altro, però è vero anche che io credo di conoscere i miei limiti, bisogna vedere se ce l'ho, però se ci sono li riconosco. Confermo, oggi io ho scritto una mail a Geppi, dico: e se ti va ci colleghiamo un'ora prima per fare una prova, non sapendo che parlavo con un esperto dell'informatica, e lui mi risponde freddo e mi dice: ma che prova dobbiamo fare? Mi collego tutti i giorni sul Zoom. però ti devo svelare un Geppi, consentimi questa cosa, perdonami se ti interrompo. A Tommaso ci abbiamo impiegato un'ora per fare in modo che si potesse collegare con Manfredi, che è giovane, che ha la metà della tua età, la stessa cosa, abbiamo avuto difficoltà, tu sei entrato, quindi io in via cautelativa, sapendo di avere a che fare con una persona avanti con gli anni, scherzo, ho detto glielo mando il link e gli dico se si vuole collegare che ci colleghiamo, perdonate questo. No, però ti devo svelare qual è il segreto. Allora, innanzitutto io ho una compagna giovanissima che ha la metà dei miei anni, che è molto più tecnologica di me, Roberta Lucca, bravissima attrice, che è qua. Tra altre cose, nonostante la mia veneranda età, aspettiamo un bambino. Ecco, questo è un annuncio che bella. Diretta. Perché che bella gioia. A settembre. Ma il sai che cosa è successo? È successo che in questi mesi di pandemia mi hanno dato l'onore e l'onere di diventare coordinatore generale delle imprese del teatro privato, delle imprese di produzione del teatro privato. E questo mi costringe, e vi assicuro, spesso, molto spesso è una noia, qualche volta è però invece un piacere, più raramente, mi costringe a stare quasi quotidianamente in Zoom o con i nostri associati, oppure con la Camera dei Deputati, la Commissione Cultura del Senato, eccetera eccetera, o il ministero, per cui diventa veramente un... sono diventato bravo, insomma, alla fine. soltanto merito di questa rottura di scatole, piacevole o meno piacevole. Hai visto come sono stato diplomatico, ti ho risposto sì. Bellissimo. No, però io ho iniziato caro. Ah, sì. Ma lì è il problema, quando uno mette caro davanti. Tanco Geppi ha detto sono diventato bravo, sì. Ma lui è bravo in tutti i campi. Ne sono convintissimo. Capisci perché? Lo so bene. Infatti ha dribblato un po' la domanda, però fa niente. Qual è? Se mi riconosco anche di te. Adesso ne ho altre due molto sintetiche. Una è che prende spunto dal paragrafo di Tervillo. Scusa Massimo, dimmi. Io mi ricollego a questo che ho detto io. Voi dovreste vedere, vabbè, Geppi è l'attore che è, ma dovreste vedere le regie che fa. Io sono rimasto affascinato soprattutto dalla regia di un testo molto ostico, che non si fa mai, non a caso, no? Che è il processo a Gesù, che ha fatto uno spettacolo che purtroppo ancora non è andato in scena, però bisogna vederlo, perché è uno spettacolo veramente di straordinario, di una bellezza infinita, con degli attori veramente incredibili, grazie a Geppi, ed è uno spettacolo da vedere assolutamente quando andrà in scena, perché ha fatto una regia mirabile proprio.
Lo faremo sicuramente. Altre due domande molto molto proprio veloci. Con Servillo tu parli di questo suo motto less is better, vale anche per te? Anche per tutte e due? Cioè, assolutamente sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, sì, sì. Meno è meglio, naturalmente, poi bisogna, sai, quando si è ragazzi, quando appunto, quando avevo, soprattutto nel comico, quando, e Tommaso se lo ricorda naturalmente, quando facevo, non so, Bebe in 40 Manoli di Mostra, oppure quando a Napoli è commedia, ero un fuoco di fila, mi dovevano fermare i carabinieri, ero di un'esuberanza assoluta e scatenata, a volte incontrollabile. E poi andando avanti negli anni procedi per sottrazione fino alla sottrazione massima che credo sia arrivata con il piacere dell'onestà, Tommaso, con Angelo Baldovino, in cui bontà di, per esempio, di Rodolfo Di Gianmarco su Repubblica ha detto è la reincarnazione di Salvo Randone. Per me Salvo Randone è il più grande attore di tutti i tempi, nato in Italia, per cui complicamento migliore non me lo poteva fare. Però alla fine vai molto per sottrazione. Il film che abbiamo fatto insieme con Tony, mi ha fruttato anche una candidatura in Assi d'Argento, che è Gorbaciov, alla fine di ogni ripresa ci dicevamo less is better, infatti lavoravamo molto per sottrazione. È molto amato Tony, è stata una bellissima esperienza. Tra l'altro l'esperienza della sottrazione è comune a molte arti creative, cioè Munari diceva la stessa cosa, in fotografia è tutta un'azione di sottrazione, già si sottrae un pezzo di realtà o un pezzo di scena teatrale, no? La si mette dentro un fotogramma. E, all'inizio il tuo motto era usare sempre, infatti mi ricordo che insomma in qualche modo ti sei presentato anche in situazioni dove ti dicono ma chi te lo fa fare, tanto ti diranno di no, e invece hai ottenuto quello che volevi. È ancora così? Sì, sì, convincere Liliana Cavani che aveva rifiutato. Io, allora, io dove doveva fare Filomena Marturano? No, Mariangela D'Abraccio, che aveva avuto i diritti da Luca De Filippo, amico mio, mi aveva dato 7 volte altre commedie di Edoardo, in quel caso l'aveva dato naturalmente, essendo Filomena un personaggio femminile, l'aveva dato a Mariangela, ed io, che facevo Domenico Soriano. E dovevamo trovare una regia. Io parlai con Giorgio Ferrara, il direttore del Festival di Spoleto, allora, adesso grande intellettuale, adesso direttore allo Stabile del Veneto, e lui mi disse, guarda Geppi, è inutile che ci provi, perché mi ha detto di no in tutti i modi e tutte le salse. Lei le regie teatrali non le vuole fare. Ora, io andai a casa sua, come entrai a casa di Liliana, la più grande regista di cinema vivente, credo, donna naturalmente, ma non solo, e entrai a casa sua, non aveva fotografie, c'era una sola fotografia che era e ancora non avevo parlato di nulla con lei, che era sul comò. Questa fotografia era una foto di lei con Edoardo sul set del Portiere di Notte. E allora ho capito, vabbè, si mette bene, se Edoardo mi assiste anche qua, probabilmente ce la facciamo. Ed è stato un lungo corteggiamento e alla fine è venuta a vedere me in teatro, è venuta a vedere Mariangela, facevamo spettacoli diversi. E alla fine, come racconto, davanti a una pezzogna all'acqua pazza, in un ristorante romano che si chiama La Gensola, mi disse sì, come sono riuscito a strapparle sì. Adesso Liliana, che ha 90 anni quasi, 89 per l'esattezza, mi chiama spessissimo, e mi dice, dopo 2 regie bellissime che ha fatto per me e per noi, e mi dice facciamone un'altra, e quando facciamo un altro spettacolo fai, dai, forza, facciamo un altro. Liliana Cavani. Mario Monicelli, vabbè, fu la stessa cosa, mi presero per pazzo, perché Monicelli, io vuoi chiedere a Monicelli, era il 90, era il 92, quindi Mario Monicelli era il pieno della sua grandezza. Parliamo di Mario Monicelli, non devo dire altro. E allora io dissi a Francesco De Rosa, che purtroppo non c'è più, un attore meraviglioso che sembrava Totò col mento storto, che stava in tournée con me, ma sai che ti dico, Francesco, adesso io chiamo Mario Monicelli per fargli fare la regia del primo Arsenico e il Vecchio Mercato, di cui io fui interprete all'epoca con Isa Barzizza e Regina Bianchi. E allora Francesco De Rosa con la voce su di tutti pazzi, certo, tutti pazzi, ma chi lo sa?
Santo Tomanna, Monicello, ma come te l'hanno capo? Io non c'erano i cellulari, io ero in una camera d'albergo, in tournée, alzo il telefono perché avevo avuto il numero di casa, non c'era mai avuto un cellulare, nemmeno in anni successivi, e dissi, maestro Monicelli? Lui mi rispose, non sono maestro, mi chiamo il signor Monicelli. Questo lo dice Geppi, questo lo disse pure a me quando stavo fotografando lo spettacolo, lo chiamai maestro, dice, non mi chiami maestro. Non mi chiami maestro. Allora dice, maestro Monicelli, non mi chiami maestro. Benissimo, signor Monicelli, io la chiamavo, perché sono Geppi Gleiesis, la chiamavo perché le vorrei offrire una regia teatrale, la regia di Arsenico e Vecchi Merletti, che mi dice, sì. Scusi, ma forse c'era la linea disturbata. Come ha detto, sì. Vabbè, allora ci incontriamo, la venga a trovare, certo, l'aspetto, arrivederci. Queste saranno casi del destino, della natura, del Padre Eterno che ti vuole dire ok, va, ti è andata bene, però insomma, questa è la storia con Mario Monicelli. Molto bella. Massimo, perché non fai mostrare da Manfredi qualche immagine del libro? Assolutamente sì, scusate, ma vabbè, insomma, scusate, io sono un po'... State vedendo, Franco? Sì, perfetto. Io direi che dovrebbe funzionare così. Se tu dai, facciamo puoi, vedere qualche immagine. Vedere le immagini. Mi raccomando, la prima. La state vedendo? Non no. Ancora. Aspetta. Vediamo la tua faccia. Allora, mamma. Condivido. Però è un bel uaglione, quindi va bene. No? Ecco qua. Perfetto. Ok, ci sei. Eccolo là. E chi è? Ma chi è questo? Che bella. È veramente molto Barry Lyndon, devo dire. Questa è una delle prime fotografie che ho fatto. Cioè. Sì, questo è appunto il voto, 1980. Sì. Regia di Virginio Puecher con Pupella Maggio, che aveva 70, Pupella aveva all'epoca 70 anni e io 25, e io aspettavo Lorenzo, mio figlio, e Pupella, questa la dovete sapere, purtroppo si innamorò di me. E quindi figuriamoci, una tragedia greca, perché come io ci pensavo proprio, era appena sposato, fresco maritato, anzi fresco ammogliato, per cui con un figlio in arrivo. Che dobbiamo fare? Però poi alla fine infatti me la fece pagare, si fermò prima della fine della tournée. Era una donna molto difficile, ma una grande attrice. Questo è il primo spettacolo del libro, se non sbaglio. Questo è con Luigi De Filippo. Allora, dopo la mia prima capocomicale, ci incontrammo con Luigi e decidemmo di fare compagnia insieme, dirigendola insieme. Lui faceva le regie e io interpretavo i ruoli di Peppino giovane e lui quelli di Edoardo. E unimmo le nostre due compagnie. E fu un grande successo. Lo spettacolo si chiamava Quando a Napoli in commedia, era composto da Don Raffaello Trombone, di cui state vedendo le foto, e da Cupido Scherza e Spazza, che è una storia deliziosa, di una storia di Spazzini. Questo lo fotografasti al Carnevale di Venezia, credo, vero? No, questo l'ho fotografato alla Salumberto, mi sembra. Ah, Salumberto. Nel frattempo, buonasera a tutti. Vi saluta Pino, eh? Ciao Pino! Ciao Pino! Buonasera Manfredi, buonasera. Ciao Pino, buonasera. Ciao. Ecco. Cupido Scherza e Spazza, ecco qua. Sì, erano due atti unici che erano presentati alla stessa data. Io facevo un personaggio che si chiamava Pascuttella, che diceva una famosa frase quando il marito la praticamente scopriva, il marito della fedifraga, cioè Luigi De Filippo, scopriva che la moglie mi stava tradendo, lo stava tradendo con me, allora io gli rispondevo, non è vero. Io ho rispettato a lei e lei ha rispettato a me. Ci siamo rispettati a Vicenza. Manfredi, vai avanti, facciamo vedere Bebè. Eccolo là. Ecco Bebè. Questa è stata un'interpretazione favolosa, straordinaria. Qua io in genere avevo qui sotto, vedete, sotto le mani, che portavo due meloni. E la scena durava... 40 secondi, 45 secondi. In quei 45 secondi io prendevo
5-6 applausi a scena aperta, a seconda della serata. Quindi non riuscivo a dire le battute, e la scena invece di 45 secondi durava 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Ma questo è un personaggio che dovresti riprendere. Non quello, potrei fare il padre, potrei fare la parte che faceva Luigi. Bebbene, guaglione, come vedi qua, qua avevo 26 anni. Sì. 27, sì. Questo è il primo spettacolo che inaugura la produzione GTS Spettacoli, sarebbe oggi GTS Artisti Riuniti, che è nata appunto nell'83, quindi sono quasi 30 anni. Primo spettacolo con la regia di Sandro Sequi, che facevo Iani, il malinteso di Camus, un spettacolo bellissimo, e con Marina Malfatti e Alida Valli, che adesso vedrete. Quello che colpiva di Alida era, eccola qui a destra, e sul figlio morto che sarei io qui, questo è il finale dello spettacolo. Alida, vedete gli occhi che aveva Alida, mentre diciamo che lei è invecchiata abbastanza rapidamente da un punto di vista fisico. Oggi capita di vedere sessantenni meravigliose come Sharon Stone, per esempio. Invece Alida si era un po', tra virgolette, aveva subito l'oltraggio degli anni. Ma gli occhi erano una roba che se ti guardava cadevi per terra, erano quelli ed erano rimasti quelli. C'era mia madre in questo spettacolo. Questa è Marina Malfatti, buonanima anche lei purtroppo. Questo è lo spettacolo con tratto da Hoffman, con Principessa Bambilla, con Brambilla, con Leopoldo Mastelloni, e Marilu Prati, che poi è mia sorella, e Stefano Lescovelli e tanti altri attori. Questa l'abbiamo fatta a Villa Campolieri. Esatto, sì. Festival di Ville Vesuviane, Villa Campolieri. Ma Fede, vai a uno degli ultimi spettacoli, per favore. Sì, vai verso la fine, anche perché io purtroppo... Aspetta, sei passato... Aspetta, questa facciamolo vedere. Ecco. Vai. Vai un po' indietro ancora. Vai. Sei passato per Io l'erede, che... No, questo è Filomena Marturano. Ecco. Questo è Filomena, questo lo devi far vedere. Filomena Marturano, io alla fine mi prendevo una libertà non prevista da Edoardo, cioè quando nel finale io bacio Filomena sulla bocca. Quando lo feci durante le prove, e Mariangela, che sta succedendo? Oddio, che succede? Che succede? Liliana Cavani, ma non è scritto nel copione? No, non è scritto. Allora tutte e due insieme, loro due. Ma è bellissimo, e così è rimasto. Manfredi, vai un po' indietro, facciamo vedere una fotografia che mi piace in modo particolare, quella di Geppi. No, vai. Ecco questa. Questa la amo molto come fotografia. Questa è bella. Questa è quella che è esposta al Quirino poi, no? Sì. Bella, molto bella, sì. Facciamo vedere le sorelle Materassi. Sì. Sorelle Materassi è una mia regia, le tre protagoniste sono Lucia Poli da sinistra, Milena Vukotic al centro e Marilu Prati a destra, le tre sorelle Materassi. Vai pure. Questo è Gabriella Nagni. Gabriella Nagni, qui vedete in quella foto Milena e Lucia Poli che baciano quella che è mia moglie oggi, e cioè che mi sta per dare una bambina e si chiama Roberta Lucca. Meravigliosa donna. Eccola qua. Lei. Oh, fai questo vedere, fai vedere questa, vai. Questa. Indovinate chi è questa. Geppi.
Questo è Festival di Spoleto, Le cinque rose di Jennifer di Annibale Roccello, un spettacolo molto bello, interpretavo in questo caso due edizioni, ne ho fatto una nel 2001 con il mio partner, era Gennaro Cannavacciuolo, adesso invece al mio fianco c'era mio figlio Lorenzo, e interpreto un travestito, è un giallo, è bellissimo, questo mi ha dato... Ho vinto tutti i premi, non vi sto qua a elencare perché diventa vergognoso, e naturalmente rivela una parte profonda di me, che è la parte femminile in cui sono andato a scavare e mi sono molto divertito a farlo. Questo è il piacere dell'onestà di cui parlavamo prima. Questo è sempre con la regia di Liliana Cavani. Sì. Baldovino è il mio personaggio. Al mio fianco c'è Vanessa Gravina, Leandro Amato e altri bravi attori. Eccola Vanessa. Bella, bellissima. E brava. Ottima compagna. Leandro Amato è quello. E questo è il povero Giancarlo Condè. Purtroppo da un anno non c'è più, era un bravo attore, faceva il parroco. Questo è il famoso il premio che vi dicevo prima, il premio Lorenzo dei Medici, consegnato all'Accademia Europea come migliore attore europeo. E Così parlò Bellavista, io sono il protagonista giovane del film Così parlò Bellavista, facevo Giorgio con Luciano De Crescenzo, e Alessandro Siani e Luciano mi hanno detto: tu devi fare Bellavista in teatro, solo tu può fare. Grazie dell'incarico, e io l'ho fatto, non è stato facile, ma è stato ed è un grande successo. Lo riprendiamo anche in Calabria, tra le altre cose, Franco, lo riprendiamo. Grazie. Marisa Laurito, la mia meravigliosa partner, Benedetto Casillo. Lo riprendiamo a ottobre di quest'anno, si occupa da terra su favore, insomma, Getti ha fatto anche la regia. Sì. Dove lo farete in Calabria? Questo è Gianluca Ferrato, lo facciamo a Lamezia Terme e a Catanzaro. Al Grandinetti, quindi al Politeama. Sì. Ti verrò a salutare di persona. È una gioia. È pure per me. Grande spettacolo questo, eh? Guarda che scena, guarda, la scena, la scenografia è bellissima. Riproduce, noi eravamo sospesi sull'ascensore, no? La famosa scena dell'ascensore del film, c'è anche qui. E la scena riproduce il Palazzo dello Spagnolo a Napoli, un famoso palazzo a scale incrociate, a pianta incrociata, di un grande architetto che si chiama San Felice. È bellissima la scena, anche la scena, soprattutto i palazzi. Questo spettacolo ha debuttato a San Carlo, a San Carlo di Napoli, dove in teatro c'è stato soltanto Edoardo nel 1945 e Luca De Filippo, Napoli Milionare, il debutto di Napoli Milionare nel 1946, e poi anche Luca De Filippo sempre con Napoli Milionari. E poi noi, è stato consentito questa meraviglia al San Carlo, e quando io dissi a Luciano, facciamo Così parlò Bellavista in teatro, ma stai sfuttendo, mi rispose lui, no, facciamo Bellavista in teatro. E poi gli dissi, e lo fate e buttiamo al San Carlo, che è il più bel teatro del mondo, secondo tanti. Lui si inginocchiò, fece per alzarsi, la figlia dice: che vuoi fare papà? Poi gli inginocchiavo, ringraziare Geppi. Questa è Arsenico Vecchi Merletti, là vedete la grande Giulia Lazzarini con altri attori, questo è Mimmo Mignemi, e qui c'è Anna Maria Guarnieri sulla destra. Questa è una mia regia, io prima l'avevo fatto interpretando il ruolo di questo signore, si chiama Paolo Romano, il ruolo di Mortimer Brewster, con la regia di Monicelli, che è anche un omaggio a Monicelli, diciamo.
Ami nella stessa misura, Geppi, la regia e la recitazione, o preferisci? Negli ultimi tempi mi sto dedicando alla regia, alla recitazione sempre, ma anche molto alla regia. Devo dire, ho delle belle soddisfazioni. Ecco, questa è, insomma, vabbè, un altro regista tra i più grandi del mondo di cinema e anche di teatro, che è Andrei Goncialovski, che ha fatto con noi questo Amadeus. I protagonisti eravamo io, eccomi qua, nel ruolo di Salieri, e mio figlio Lorenzo in quello di Amadeus, Wolfgang Amadeus Mozart. Anche qui c'è Roberta Lucca, tra gli altri attori. Mio figlio. Fai vedere Lorenzo un attimo, vai giù un attimo. No, volevo far vedere la somiglianza con Geppi di Lorenzo. Va bene. Ci siamo clonati, sì. Eh sì. Eccolo. Questo è Lorenzo sulla destra. Ecco Roberta. Roberta a destra. Questa è la scena della morte di Amadeus e di Salieri, che è riuscito a strappargli tutti i segreti del Requiem. È una storia inventata, quella tra Salieri e Mozart, però effettivamente una rivalità probabilmente c'è stata. E questi, io poi con questi purtroppo vi devo lasciare. Questo è Processo a Gesù, lo spettacolo di cui parlava Tommaso, che tanto ha amato, con 18 attori, tra cui il grande Paolo Bonacelli, che interpreta Elia, Marilu Prati, che interpreta sua moglie. Eccolo Paolo. Io faccio solo la regia in questo caso anche. Con Marilu, Paolo. Spettacolo molto forte, con interazione tra palcoscenico e platea, per cui anche quella di Daniele Giovannetti. Molti attori stanno in platea e altri stanno in palcoscenico. Questi sono i vari attori che interpretano gli apostoli, Maria Maddalena. Spettacolo molto difficile, però questo è venuto veramente bene. Difficile da mettere in scena, eh? Gli attori in platea. Massimo Lello è quello in piedi. Questo è Paola Sambo, che alla fine Paola fa Sambo. Alla fine fa una bellissima chiusa parlando del figlio morto, come Gesù, e adesso non vuole vedere condannato di nuovo. Questa è l'ultima mia fatica, con la regia di Guglielmo Ferro, il mio partner al Quirino, e l'abbiamo fatto in occasione del 100° anniversario della nascita di Turi Ferro, di cui Guglielmo è figlio, e Guglielmo fece la regia al padre, appunto, nel ruolo che oggi è mio, questo è Maurizio Micheli, e quindi celebriamo così con questo spettacolo, che mi pare sia venuto molto bene, ma che debutterà, ancora deve debuttare, causa pandemia. Quando si dice, Geppi, precorrere i tempi. Davvero, è la storia di un grande attore, sì, al limitare dei suoi anni. Lucia Poli. Eccola qui, che fa mia moglie, interpreta mia moglie. Siamo senza parole.
Giuseppe, posso farti un'ultima domanda prima che vai via? Perché tu fai a un certo punto un inciso anche piuttosto duro, polemico, ma anche l'ho apprezzato molto per questo. Quando parli della gente che insomma in qualche modo ci ha lasciato pure le penne, no? Per fare teatro, nel senso economicamente poi sono falliti, eccetera, eccetera. E tu scrivi: vedere che c'è qualcuno che va a raccattare soldi in Parlamento con l'aiuto dei faccendieri affini, violando i sacri principi della nostra professione e creando una vergognosa disparità di trattamento tra chi prende ciò che non gli spetta e chi muore lentamente, giorno dopo giorno, per la causa dell'arte, mi fa accapponare la pelle. Chi ha fatto questo e tenta di farlo ancora è un cancro per il teatro italiano. Qual è la situazione del teatro italiano in questo momento? Tu che ne sei, ci sei dentro, sia come attore che come regista, che come, diciamo, compagnia, direttore di teatro, eccetera. Quindi sei e oggi, come ti dicevo, anche come responsabile del comparto del teatro privato, esatto, per le imprese di produzione. E naturalmente lì parlo dell'Eliseo di Barbareschi, che ha avuto un finanziamento in modo, a mio avviso, illecito di 8 milioni di euro, quando veramente, cioè, pensa che il Quirino, che è un teatro che fa 150 anni quest'anno, anzi con Manfredi stiamo studiando la possibilità di fare un volume celebrativo per i 150 anni del Quirino, perché al Quirino è passato di tutto, da Eleonora Duse a Anna Magnani, a Totò, a Carmelo Bene, il teatro di Edoardo, il teatro di tanti. E noi facciamo 150 anni, lui per i suoi 100 anni ha avuto, con l'ausilio di faccendieri e suocero, questo contributo. Noi abbiamo combattuto, io, il Quirino, il Sistine e l'Ambra Iovinelli, perché questa venisse ribaltata questa situazione, e dopo 4 gradi di giudizio il Consiglio di Stato ha passato la sua sentenza alla Corte Costituzionale. Questa è la prima questione relativa allo spettacolo, la prima fattispecie relativa allo spettacolo dal vivo che si discuterà in Corte Costituzionale a ottobre, dove mi auguro, viste le parole del Consiglio di Stato, che riconosce l'assoluta incongruenza e disparità di trattamento tra soggetti di pari importanza, e mi auguro che riconoscano le nostre ragioni e che lui debba ridia il maltolto, quello che io considero un maltolto. A proposito di quelli che ci hanno rimesso la pelle, io parlavo di persone illustri come Lucio Ardenzi, che è fallito 2 volte, come Paolo Donacattin, che morì in tristezza perché era stato tolto prima il teatro Giulio Cesare e poi il teatro nazionale di Roma, e di Roberto Toni, a cui fu tolto il Nicolini, potrei andare avanti, di Garinei, Pietro Garinei, che è morto tra i debiti per salvare il Sistina. Ecco, la nostra si chiama intrapresa privata. Intrapresa è un termine molto usato da Berlusconi, ma non per questo lo adotto. Ma è proprio così, si rischia di tasca propria. Io ho passato dei momenti difficili, naturalmente, nella mia lunga vita di imprenditore, ma sono fiero di averli superati e sono felice di aver pagato di tasca mia. Tutti dovrebbero farlo e non esistono scappatoie, e chi cerca scappatoie è, come ho detto, è un cancro per il teatro italiano. Perfetto, io avrei un'ultima domanda per tutte e due e poi mi faccio da parte, mi taccio, poi tra l'altro credo che Geppi ci debba lasciare. Io devo andare, sì, dimmi. Entrambi parlate della vostra professione come di un innamoramento, cioè anche nel tuo racconto, proprio tu a un certo punto ti lauri e poi dici: papà, vado a fare l'attore, no? E così come Tommaso sbarca a Roma e decide subito di fare quel tipo di lavoro e quel tipo di fotografia. Oggigiorno ci sono molte persone che sono solo attratte dall'affermazione, dal successo e soprattutto dall'apparenza, no? C'è ancora spazio per il sogno di una passione, secondo voi? Tommaso? La passione muove tutto, no? Senza passione, secondo me, non si può fare niente, o almeno non si può fare niente fatto bene, assolutamente. La passione sta alla base di tutto. Questa cosa riguardi anche i giovani, insomma, la riscontri anche nelle. Chiaramente tu l'hai dimostrato con la tua vita e con le tue scelte, no? Ma dovrebbe essere così, perché se no, se si fa una cosa giusto per farla, non ha nessun senso. Io credo che il nostro compito, anche quello di Tommaso, e naturalmente il mio, è quello di. Mi pare. Che lo sto facendo abbastanza bene,
di insegnare ai ragazzi, agli attori giovani che lavorano con me in compagnia, lo spirito con cui si deve affrontare questo lavoro. È un lavoro in cui su 1000 ne arriva uno, però gli altri devono avere contezza del fatto che si fa semplicemente perché è un sogno, è il sogno di una passione, come tu hai detto giustamente, che poi dà anche il titolo a un famoso libro di Lee Strasberg, l'inventore dell'atto studio. Io credo che sia fondamentale capire e ricordarsi una cosa che diceva Edoardo, che il nostro mestiere è tavola, tavola, chiodo, chiodo, artigianato puro, un giorno dopo l'altro, sofferenze, lacrime, sorrisi, vita, vita vera. E mi piacerebbe fare un film con Paolo Sorrentino, ci siamo incontrati 4 volte per trovare il ruolo giusto, ma dovevo fare per esempio il ruolo che poi ha fatto meravigliosamente Silvio Orlando di Young Pope, però io ero troppo somigliante a Jude Law, quindi non potevo farlo. È giustissimo che l'abbia fatto lui, spero di fare anche cinema, ma io so con certezza che la mia vita è stata e sarà, fino a quando il Signore mi darà la forza di stare in scena, il teatro. E quello devi fare, Geppi, eh? No, lo farò, continuerò sempre a fare. Grazie a tutti, allora. Grazie a te, è stato bellissimo, grazie, è stato straordinario, grazie. Franco, grazie Massimo, grazie Manfredi. Geppi, spero di incontrarti al vino. A presto. Ciao. Presto. Io avrei finito con le mie domande, non so se ce ne sono tra le persone che partecipano. Guarda, prima ancora io vorrei inserire un argomento che mi sta molto a cuore. Le persone che partecipano poi avranno come al solito il loro spazio, sarà carino renderle partecipe, perché sicuramente vorranno domandare a Tommaso grandi cose e tante cose. Io condivido un attimo lo schermo per presentarvi un lavoro che Tommaso ha fatto nel 90 probabilmente, che io ho scoperto per caso e che poi un gentilissimo signore che ha saputo di questa mia passione è riuscito a farmi avere. E si tratta di un lavoro molto particolare, Signori chi è di scena. E tu... Non sento qualcuno che... Va bene. Signori che è di scena è un lavoro che Tommaso ha fatto entrando nei camerini dei più grandi attori di quell'epoca, di quegli anni. E io mi auguro di poterlo pubblicare, questo libro, per un fatto proprio per far vedere che cosa può significare un progetto che non so quanto è durato, ma sarà Tommaso a dircelo. Io sono particolarmente legato e ci tenevo a far vedere questa idea geniale. Vedrete delle fotografie, qui Tommaso ci può dire, questi Albertazzi mi pare, vero? Tommaso. Allora, questo è un libro, sì, sono tutti quanti grandi attori, non sono fotografie di scena, sono fotografie fatte in camerino. Ho voluto far emergere lo strano rapporto che generalmente c'è tra un attore e il camerino. Il camerino è un luogo sacro per gli attori, infatti quasi tutti lo addobbano in un modo particolare e personale. C'è chi ci passa le giornate. Mi ricordo per esempio una nota attrice italiana, pur vivendo a Roma, lei recitando a Roma andava dalla mattina a richiudersi nel camerino e si scolava una bottiglia di vodka, per esempio, no? Per poi poter recitare la sera. Ma appunto gli attori in camerino ci fanno tutto, e ci fanno l'amore, ci fanno... Insomma, è un luogo di decompressione, dicono loro. E questo è un lavoro che mi ha dato molta soddisfazione, anche se ho faticato un'enormità per farlo, perché mentre gli attori appunto in palcoscenico fanno tutto e fanno di tutto, nel camerino si sentono nudi, si sentono disarmati, e per alcuni di loro per fare una sola fotografia sono dovuto tornare 2 o 3 volte perché non si sentivano pronti. Però è un lavoro che ricordo con tanto affetto, e spero appunto, grazie a Franco, di poterlo rifare, magari sì, con gli attori di oggi ovviamente. Me lo auguro. Lui è Carmelo Bene, giusto?
Sì, cammino bene. Poi. Ecco. Questa è Regina Bianchi, è l'attrice preferita di Geppi, ha fatto con lui parecchi spettacoli. Questa è Margherita Bui, giovanissima, era appena uscita dall'Accademia, in uno spettacolo molto bello con Sergio Rubini. Questa è Luca De Filippo. Luca De Filippo, Luca De Filippo, appassionato di elettronica, è uno che è. E stava continuamente al computer, infatti questo è il computer di vecchia generazione, lui era sempre molto all'avanguardia per quanto riguarda la tecnologia, era appassionatissimo di tecnologia. Dario Fo. Straordinario. Ecco Vittorio Gassman. Questo è Aldo Giuffrè, nella pausa di uno... È un tempo e un altro di uno spettacolo molto bello. Questo è Geppi. L'abbiamo visto. L'abbiamo già fatto vedere. Questa è Monica Guerritore, straordinaria attrice ed ex moglie di Gabriele Lavia. Bisogna dire che tu hai fatto anche un libro che ha pubblicato Manfredi su Gabriele Lavia, Gabriele Lavia il terribile. Ecco, questa è la foto che mi ha fatto mi ha affascinato, cioè per me Leo Gullotta. Questa è Leo Gullotta, questa è Leo Gullotta. Gli chiedo di fare una fotografia in camerino, dice va bene, aspettami un attimo. Si chiude in camerino, quando apro la porta lo trovo così, dice se vuoi mi fotografi così, altrimenti no. E l'ho fotografato così. mangiamo un tramezzino, vedi? Nel libro bisogna dire che ce ne sono una sessantina forse dei immagini. Io che libro che io no, ho qua. Sono 90. Sono 90 sono. Poi, sì. Libro che io ho qua e che poi farò vedere la copertina. Sì, questo sì. È Alessandro Haber, giusto? Questo è Alessandro Haber, in Jack lo Squartatore, lo spettacolo che ha presentato a Spoleto in prima assoluta. Questo è Gabriele Lavia. Che suona la chitarra. Gabriele Lavia è un uomo completo di teatro, fa tutto, sa fare tutto. Questo è Nino Manfredi, in uno degli ultimi suoi spettacoli teatrali. La particolarità, ecco, queste parleremo di loro. La particolarità di questo libro è pure il fatto che io poi ad ognuno di loro ho chiesto di scrivere una frase, appunto, sul rapporto loro con i camerini. Sì, infatti qua leggiamo questa di Valeria Morricone, il nostro camerino. Ventre materno dove ci è permesso pensare ogni cosa dalla più turpe alla più sublime. Questo è Ottavia Piccolo, che ho fotografato 15 giorni fa a Bolzano in uno spettacolo bellissimo, Hickman di Stefano Massini. Ecco, perché non si è detto, ma bisogna dire che Tommaso ancora oggi è come quando ha iniziato negli anni 70, negli anni 80. Cioè, non ha mai perso, cioè io molte volte ci sentiamo, dove sei? Sono in macchina, sto arrivando a Palermo. Dove sei? Sto arrivando a Trento, sto arrivando, sono in macchina di ritorno. Cioè, ancora oggi con lo stesso entusiasmo, con la stessa forza, con la stessa passione di cui parlava Geppi prima. Sì, ma è la passione che muove tutti, anche perché tutto, anche perché fare questo lavoro è anche... A parte lo stress, ma anche un lavoro fisico, perché veramente adesso un po' di meno, ma prima quando si lavorava in pellicola, magari facevi lo spettacolo a Milano, gli spettacoli si fotografano generalmente durante la prova generale, cioè un giorno prima di andare in scena, però il giorno dopo servono le fotografie. Quindi sai quanti viaggi ho fatto di notte, io magari da Milano, da Torino, da Palermo, appunto, per raggiungere Roma, raggiungere il laboratorio, sviluppare, stampare e il giorno dopo portare le fotografie. Veramente ma anche perché Tommaso, scusate, perdonate, perché io alle 20 ho preso un appuntamento, vi chiedo perdono. Parliamo noi per te, stai tranquillo, sei nel nostro cuore. Grazie Manfredi, grazie per l'invito. Il libro grazie. Che abbiamo visto di Geppi sarà disponibile sia sul sito di Manfredi Edizioni che sul sito di Cinesud, per chiunque poi volesse avere la bontà di acquistarlo. Grazie di cuore per questa tua, e salutami tanto mamma. Assolutamente. Salutamela no. tanto, con affetto. Grazie. Grazie Manfredi. Ciao Manfredi. Ciao. Ciao. Grazie Massimo, arrivederci. Ciao. Grazie.
Questo è Gigi Proietti, di cui è uscito un libro ultimamente, sempre con la collana di Manfredi. Massimo Ranieri. Io ricordavo di averlo fotografato quando lui aveva 20 anni, ha fatto il militare a Catanzaro in un campo di calcio, amava giocare a pallone, ho le sue fotografie. Quando io ero bambino, la compagna mia era la macchina fotografica che potevo usare solo lunedì, quando il negozio di barbiere dove io facevo il ragazzo di bottega ero chiuso, e amavo fotografare i giochi che facevano gli altri. Quindi fotografavo, che ne so, i ragazzini, i miei compagni che giocavano a pizzu, pane e sozzizzu, chi giocava a pallone, oppure quando si giocava uno monta la luna, no? Era quello che ci si saltava addosso. Sono vecchi ricordi. Io l'ho fotografato a lui, ce l'ho in questo campo di pallone con i miei ragazzi, che lui giocava a pallone con i miei compagni dell'epoca. Vabbè, dacci anche notizie su questa foto straordinaria. Però Gutieri e Giuliano Lojovice. Bellissima. E chiudiamo con Franca Valeri. Ecco, io interrompo la condivisione, anche se vorrei far vedere, se posso, Tommaso, e se Massimo ce lo consente. Massimo, posso? Sì, assolutamente. Vai. Ok. Questa è una mostra a cui, quando io ho chiesto a Tommaso di essere presente a Coscienza dell'Uomo a Matera, ho chiesto a Tommaso, lui mi ha detto: che mostra vuoi? Io ho detto: la mostra a cui tu sei più affezionato, l'attrice o l'attore a cui tu sei più affezionato. Abbiamo fatto Mariangela Melato. Lui mi ha mandato le fotografie, come fa ormai dalla primissima mostra che abbiamo fatto insieme. Ecco, ve ne volevo far vedere qualcuna. Ecco Massimo, con Mariangela Melato c'era un rapporto veramente straordinario. A parte un rapporto lavorativo, lei era una persona veramente unica al mondo. Perché, a parte il fatto che secondo me è stata una delle, dopo la Dusse, è stata la più grande attrice italiana del Novecento. Questo l'ho detto anche pubblicamente, attirandomi anche le antipatie di alcune sue colleghe. Però è innegabile, lei era straordinaria in tutti i ruoli, a parte il fatto che era una persona veramente unica. Noi andavamo a fare colazione al Bar della Pace, al Pantheon, tutte le volte. Lei parlava di tutto, parlava di politica, parlava di sport, parlava di teatro, preparatissima. Lei arrivava alle prove a tavolino, che è il primo giorno di prove, con il copione già a memoria. Ma non solo sapeva la parte sua, ma sapeva la parte di tutti quanti gli altri attori. Quindi era una cosa straordinaria. Ecco, vai avanti Paco, vuoi far vedere le fotografie? Sì, voglio finire con questo ciclo, sono solo 10. Ecco, io quando ho chiesto a Tommaso qual era la persona che voleva che rappresentassimo in questa mostra che abbiamo fatto a Matera nel 2019, lui si è espresso proprio così, al che ho detto: allora facciamo Mariangela. Ed è, per me è stato un momento, anche questo, un momento magico, perché la fotografia, se non è queste cose, non è niente, che sia essa fotografia di teatro, che sia essa fotografia di paesaggi o di tramonti o di qualsiasi altra cosa. Bene, io credo di avere... Scusatemi, li stavate vedendo da un'altra parte. Non li vedevate. Perdonatemi, ma mi ero distratto, li vedevo io soltanto. Bisogna riconoscere che Mariangela era un'attrice di teatro, ma una grande professionista in tutto quello che ha fatto nel cinema, prima di tutto. Mi dispiace che non ho la foto che abbiamo usato come copertina. Le avete viste? Sì, posso chiudere? No, era l'altra, quella di prima era. No, quella che ho usato io come copertina era non questa, quella con i capelli corti. Era un primo piano molto stretto, non ho usato questa, era proprio molto stretta e si vedeva solo una parte del viso, neanche tutto. Eccola qua. Ah, eccola qua, sì. Ecco qua, ho voluto questa. Questo è stato uno degli ultimi spettacoli che ha fatto, era solo a Menelò, un po' un escursus della sua vita.
e qua cantava, ballava, faceva di tutto, straordinario. Grandioso. No, invece volevo raccontare un aneddoto su quella di prima, Franco, se andiamo indietro, quella, la copertina del libro. Questa ecco, questa qua. Allora, questo è lo spettacolo che faceva Medea, con la regia di Giancarlo Sete. Uno spettacolo difficilissimo, praticamente era tutto sulle sue spalle. Io ho assistito a parecchie prove, ma a litigi furiosi, furibondi con il regista e con tutti quanti. Eravamo arrivati a 2 giorni dal debutto e non se ne veniva fuori, tant'è vero che si voleva annullare lo spettacolo. Però non si capiva per quale motivo, perché non c'era niente di se non che questa, la sera della prova generale si presenta con i capelli tagliati quasi a zero, in questo modo, ed è stata la svolta, perché con questo taglio di capelli si è risolto tutto lo spettacolo, ed è stato un trionfo straordinario. È andato in scena, non so se per 3-4 anni consecutivi, straordinario. Una regia di Giancarlo Sepe, bellissima proprio. Il titolo del libro è Magnetica Mariangela, se non ricordo male. Ecco, azzeccatissimo, perché le immagini contenute all'interno del libro sono... Io avevo promesso che avrei fatto vedere la copertina, signori, chi è di scena di questo libro che mi è stato regalato. Purtroppo non ricordo il nome di questa persona, ma non smetterò mai di ringraziarlo. Ok. Bene. Grazie. Allora, a voi la serata. Io credo che ci sia qualcuno che vuole intervenire. Diversi hanno lasciato i loro saluti perché avevano da lasciarci, perché gli impegni sono impegni per tutti. Quindi se c'è qualcuno, Mimmo, vuoi incominciare tu? Tu hai conosciuto Tommaso, se non ricordo male. No, purtroppo io non c'ero là in associazione quel giorno, avevo un impegno e ne approfitto perché lo conosco. Ma dove? Alla Mesia? Sì, alla sezione aria, sì. Ciao Tommaso, piacere di conoscerti, ciao. Complimenti per il tuo lavoro, veramente molto belli. No, io mi diverto pure un pochino a fare teatro, perché magari faccio parte, diciamo, del gruppo di fotografi dei Vacantusi. Per cui, anche se, come diceva prima Geppi, forse faranno là poi una prima, probabilmente, magari se ci sarei pure tu, magari sarebbe il caso di magari... Quando? A ottobre, diceva Geppi, forse fanno, così parlo bella vista anche alla mensa. Ah, sì. Ecco, ti volevo chiedere, il tuo modo di fotografare, quello tra virgolette dinamico, ecco, in che consiste? Perché io mi muovo tantissimo quando faccio foto di teatro, una faticaccia perché devo girare dietro tutte le poltrone, magari da una parte all'altra certo. Per cercare di raccogliere qualche attimo particolare, perché magari non so, il tuo modo di fotografare in che consiste questo tipo dinamico, se me lo puoi spiegare. Consiste unicamente nel modo, cioè bisogna assolutamente, io non faccio fotografie, questo è, faccio le fotografie durante una prova generale. Quando lo spettacolo è completamente pronto, quando ci sono già le luci, tutti i costumi, tutte le scene e tutti i movimenti di scena. Io non mi permetto mai di fermare lo spettacolo, assolutamente, appunto perché voglio assolutamente che dalle fotografie traspare tutto il pathos recitativo degli attori. Come per esempio io non ho mai chiesto, ma nemmeno in tempi remoti quando si usava la pellicola, quindi con qualsiasi sensibilità, non ho mai chiesto un aumento di... Tu sai benissimo che in teatro c'è sempre pochissima luce, no? Però non bisogna nemmeno falsare le luci, perché altrimenti si falsa l'idea dello spettacolo che si è fatto il regista, assolutamente. Quindi questo è il mio modo di fotografare, senza interrompere il corso naturale della recita, altrimenti finisce tutto, secondo me. Sì, chiaro, ovviamente. Cioè, io... nel mio piccolo ovviamente, e cerco sempre di a parte di non disturbare, perché ovviamente è basilare. Utilizzando tutti i sistemi possibili per evitare, ma anche rispetto, anche rispetto sia per il lavoro che fanno loro che per il pubblico che assiste, ovviamente. Mi avvicino molto a questo tipo tuo di fotografia, nel senso che ho visto dalle immagini che ho visto, diciamo, è un tipo di fotografia che pratico anch'io in teatro, quello di avvicinare, di cercare di carpire espressioni, queste cose qua. Poi chiaro che ognuno c'ha il suo tipo di tra virgolette di fotografare, il modo di fotografare, riprende momenti diversi, che siamo 3 o 4 che facciamo foto, che magari facciamo tutti foto diverse per gli album che fanno poi per le compagnie.
Io ti ringrazio per aver fatto vedere un pochino quello del tuo modo di lavorare, comunque anche le opere fatte che sono veramente molto belle, ti ringrazio. Grazie a te. Io volevo aggiungere una cosa, Tommaso non dice mai, o perlomeno lo dice poche volte, è la conoscenza che fa la differenza. Cioè riuscire ad anticipare una gestualità o quello che sta per accadere, tu devi conoscerlo. Quindi il fatto che lui conosce a memoria i copioni di tutti gli spettacoli che ha visto e che ha fotografato, è quello secondo me che fa la differenza. Sì, certo, questo sicuramente aiuta tantissimo, anche l'esperienza di stare a seguire tante cose aiuta a prevenire un pochino quello che è la mossa successiva in uno spettacolo, magari prepararsi per poter trovare lo scatto giusto. È importante anche seguire le prove, certo non si può sempre seguire le prove, però quando è possibile è bene seguire le prove prima di affrontare lo spettacolo con la macchina fotografica, perché in questo modo si fissano dei momenti particolari dell'espressione degli attori e i movimenti, assolutamente. Certo, si sa già cosa avviene, di conseguenza. Molto a quello che diceva Franco, perché basilare una conoscenza profonda del teatro, oltre che del testo, è un'altra cosa importante, secondo me, è cercare di conoscere personalmente tutti gli attori, perché soltanto conoscendoli personalmente uno sa come fotografarli, da quale punto fotografarli. Ecco, a questo proposito voglio raccontare una cosa. Io ho fotografato tanti spettacoli di Aroldo Thieri, no? Nostro conterraneo. Sì, sì, come no. Ecco, inizialmente le fotografie non gli piacevano, cioè piacevano a tutti quelli delle compagnie, però le sue non gli piacevano. Io non capivo per quale motivo, lui non me lo diceva, non capivo per quale motivo. A un certo momento mi è venuto il dubbio, proprio la classica scintilla, no? Ho imparato come si fotografava Aroldo Thieri. Lui purtroppo ci aveva un doppio mento pronunciato, quindi le fotografie di profilo a lui non piacevano, però lui non me l'ha mai detto. Quando ho scoperto questo e ho cominciato a fotografarlo di prospetto, non di profilo, frontale, per allora tutto quanto è andato bene. E così per altri attori, per esempio c'era Franca Rame, che voleva essere sempre ripresa dal lato sinistro del viso, mai dal lato destro. Dico, ma per quale motivo? Questa è una bella donna. E poi l'ho scoperto dopo. Lei aveva avuto un incidente stradale, quindi c'aveva una piccolissima cicatrice sul lato destro. Quindi non voleva essere ripresa dal lato destro. Insomma, bisogna essere anche un pochino psicologi. Sì, certo. Certamente. È vero, grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Io trovo, se posso, buonasera. E complimenti, Tommaso. Grazie. No, trovo molto interessante invece la parte dei camerini, no? Perché in qualche modo la scena, per chi è ovviamente attento, per chi sa come muoversi, per chi conosce gli attori profondamente, in qualche modo la scena poi è sistemata, soprattutto durante una prova generale dove c'è una luce che aiuta a creare un'atmosfera drammatica, che aiuta a trovare con il giusto anticipo, no? Ad anticipare quello che avverrà poi sulla scena. Però credo che la parte autoriale vera e propria venga fuori invece poi nel tu per tu con gli attori, ecco, perché quella parte la trovo decisamente più interessante. Il fatto di rapportarsi con loro e di riuscire a riprenderli nel loro ambiente. Beh, ma non è semplice quello. Come dicevo prima, io per una sola fotografia in parecchi di loro, che avevo fatto decine di spettacoli, sono dovuto tornare due o tre volte. E come dicevo sì, prima, assolutamente. Dicevo proprio questo, che credo che la parte più difficile, e anche se a mio avviso, poi magari per altri sarà diverso, però a mio avviso più interessante, in realtà più che quella dello spettacolo, è proprio sì, quella perché, invece. Perché là non sono attori, sono uomini. Sì, quindi, ecco. Capisci? Allora... anzi, ti dirò di più, alcune fotografie non le ho nemmeno pubblicate perché erano talmente, come dire, intime che alcuni proprio non ho avuto il coraggio di pubblicarle, assolutamente. E sono d'accordo con te, certo. È la parte più interessante, a mio avviso. Certo. È la parte secondo me la parte più interessante dello spettacolo sono le prove, quando si costruisce lo spettacolo. Mm-hmm. Certo, là non ha nessun senso fotografarlo, però è molto interessante per me. Per la tua e per il momento particolare.
Vero. Tommaso, se posso dire ancora una cosa, ringraziando Andrea per quello che ha detto, l'unica cosa che rimane, perché si è capito tra le righe, però non è stato detto chiaramente. Allora, Tommaso cambia il modo di fare fotografia a teatro negli anni appena inizia, perché fino a quell'epoca le fotografie si facevano in posa. Ma la cosa straordinaria della fotografia di teatro è quello che tu mi dici spesso, cioè del teatro non resta nulla, assolutamente. Si brucia tutto, scompaiono costumi, scenografie, si dimentica di tutto. L'unica cosa che rimane è la fotografia. Ecco, avere la possibilità di avere un servizio fotografico fatto con la conoscenza fa la differenza. Ecco perché oggi Manfredi Editore ti sta vicino in questa tua avventura, ecco perché noi abbiamo bisogno di queste testimonianze. Perché Tommaso, per chi non lo sapesse, ha il più grande archivio al mondo di fotografie di teatro. Cioè Tommaso ha fatto oltre 4.000 spettacoli, fotografato 4.000 spettacoli. Che io dico è una cosa disumana. Ed è una cosa bellissima, straordinaria, che solo tu potevi fare. Se ci sono altre domande, perché io Tommaso lo vedo stanco, ed è giusto che sia così, anche se è giovanissimo, perché chiaramente c'ha una sessantina d'anni come noi, come molti di noi. Tommaso è anche grandicello d'età, ed è, ecco. è una delle persone che vivono la fotografia più bella che io abbia mai conosciuto, e vorrei sempre averlo al mio fianco. Chi vuole fare delle domande? Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, io ho ricevuto... Posso un attimino, scusami Franco, un'ultima cosa. Sì. Piacere. Tommaso, volevo chiederti, durante le prove, introduci anche tu degli elementi per le luci, per le cose, oppure... Assolutamente no. No, assolutamente giusto. No, perché lo spettacolo lo costruisce il regista. Il regista, giusto. Assolutamente. Sì. Quindi non va assolutamente falsato quello che... Non è assolutamente... Non è concepibile una cosa. Allora, ti chiedevo questo soprattutto in merito anche alla scenografia, spesso in alcune situazioni di teatro dove fare fotografia è un po' molto difficile, nel senso che ci sono degli addobbi, delle cose che incominciano a creare un po' di fastidio, nascondono spesso le scene, le cose, per cui non so se in questo poi ci può entrare un pochino quello che è il fotografo a dire, questa cosa durante la scena può essere spostata ma come si fa? Assolutamente, soprattutto alla prova generale è un momento talmente delicato che magari una sola frase sbagliata può mandare a monte l'intero lavoro, e poi non è giusto, perché come ripeto, io ho sempre avuto questa filosofia, lo spettacolo va ripreso così come è stato concepito dal regista, assolutamente, sia per quanto riguarda le luci, per quanto riguarda la scena, per quanto riguarda i costumi, per quanto riguarda i movimenti, quindi assolutamente, cioè sarebbe veramente un abuso, no? Intervenire in queste cose non è assolutamente possibile, non è concepibile. Magari sarebbe pure possibile, no? Però non è concepibile assolutamente, secondo il mio punto di vista. Ma infatti la cosa che tu hai detto è il rispetto dei ruoli dei coautori di questo spettacolo, certo. Quindi del direttore della fotografia. E anche una sola parola, io sto vivendo un'esperienza teatrale a Catanzaro con una compagnia che Tommaso ha conosciuto, dove vedo che c'è veramente una tensione il giorno prima, che è qualcosa che se uno non frequenta l'ambiente dello spettacolo non si può... Non capisce, il fotografo Tommaso dice deve essere invisibile. Assolutamente. Anche certo. Se tutti sanno che c'è, ma devono sapere che c'è la persona discreta dall'altra parte, che li conosce a fondo e che li rispetta. Quindi tutti sanno che c'è, ma nessuno lo deve vedere, nessuno lo deve sentire. Se non ci sono domande importanti o domande comunque volete fare, io voglio fare un'ultima domanda. Ecco, c'è Tommaso Attanasio che ti voleva salutare. Oh, carissimo Tommaso. Ciao. Io ho aspettato. Come stai? Che piacere. Sto bene. Ho aspettato che tutti finissero. Ammiro le tue fotografie sempre. Veramente tu fai delle cose straordinarie. No, tu sei troppo buono e lo sai perfettamente. No, ho aspettato che finissero tutti di fare le domande, perché insomma io volevo semplicemente salutarti. Non ti volevo nemmeno dire bravo, perché ad un maestro come te, pleonastico, ma è vero. Monicella, assolutamente. No, è assolutamente vero. E invece una cosa la volevo dire.
e si incontrano tanti maestri, non solo in fotografia, poi in tutti i campi, no? Che restano arroccati nella loro arroganza, nella loro saccenza, e in questo modo dimostrano proprio di non essere maestri. I maestri sono quelli come te, quelli che vivono il proprio modo di fare, la propria arte, caso tuo, con leggerezza, che riescono a creare quell'empatia con le persone, che penso che poi sia anche la chiave che ti ha permesso di lavorare nel teatro, no? Che dimostra veramente la valenza della tua persona. Quindi la cosa importante è conoscerti e vedere chi sei veramente. Vabbè, ti ringrazio di questo è un complimento che apprezzo moltissimo e ti ringrazio molto. No, è una cosa che penso, sai perfettamente che l'ho sempre pensato. Ho colto questa occasione per poterti salutare guardandoti finalmente, ci salutiamo senza poterci vedere in faccia, con la speranza di poterci vedere di persona. Certo, assolutamente, dobbiamo portare avanti quel progetto prima o poi, con l'aiuto di Franco magari. Certo, come no. Io ci voglio essere sempre, ogni volta che si fa una cosa bella e che si fa tra persone belle, ci voglio essere sempre. C'è una domanda di un ascoltatore che ti fa una domanda, che è una domanda di prassi, chiaramente. Che fotocamere e obiettivi per il teatro vengono consigliati? Ma guarda, dipende da quello che si vuole utilizzare. Dunque, un servizio fotografico teatrale deve documentare tutto, assolutamente. Dal primo attore, cioè prima di tutto ci debbono essere assolutamente, in un servizio fotografico debbono essere documentati tutti gli attori, perché è una cosa giusta, no? Anche quello che magari dice signori, il pranzo è servito, che sarebbe l'ultimo della lista, no? Però poi deve essere documentato la scena, assolutamente, debbono essere documentati i costumi, deve essere documentata la luce, insomma, un servizio fotografico teatrale lo chiamo un servizio di documentazione, perché deve assolutamente rispecchiare tutto e documentare tutto quello che avviene sul palcoscenico, a cominciare dagli attori a finire proprio appunto alle luci, ai costumi, alle scene e quant'altro. Quindi io adopero prevalentemente due obiettivi. Adopero il 70-200 della Nikon, io adopero Nikon, e l'80-200, ma anche la fotocamera ha poca importanza, ecco, ormai, perché ognuno lavora con quello che gli pare. Ecco, questo era giustissimo che tu lo dicessi. E se ti va, Tommaso, se me lo permetti, io voglio condividere un'altra cosa, che è una cosa che mi è venuta in mente adesso, che abbiamo fatto insieme, era lontano 2009. Tu sei stato straordinariamente importante in quell'occasione. Cinesud ha fatto un evento, Desenectute, le tracce del tempo, con l'Università Magna Grecia di Catanzaro. E abbiamo fatto tantissimi workshop in quell'occasione, sì. Tantissimi. Uno lo abbiamo fatto con te, se riesco a ingrandire le fotografie, e c'è Tommaso più una trentina di persone, più lo scomparso Pino Michienzi, sì. Eravamo Pino, qui. Pino è stato talmente gentile quella volta da mettere in scena uno spettacolo appositamente per noi, ti ricordi? Appositamente per noi, certo. Volevo farlo notare. Io non so quante volte nella storia della fotografia è successa una cosa del genere. Io, come sapete, sono un pazzo e quindi mi sono adoperato per far sì che questo straordinario momento lo potessero vivere. Qui ci sono 30-40 persone che sono stati con Tommaso, e quando all'inizio dicevo, poi qui ci sono tutte le fotografie di queste persone che hanno partecipato, ecco, Tommaso in Aula Magna a parlare della sua fotografia, Tommaso con 15 anni in meno circa, questo è il famoso teatro, il teatro di Catanzaro, e queste sono tutte le persone che hanno fotografato questo momento, secondo quelle che erano le indicazioni di Tommaso. Io all'inizio ho detto una cosa, che ogni qualvolta con Tommaso abbiamo fatto qualcosa, le persone mi hanno scritto, così come mi stanno scrivendo adesso su WhatsApp, che hanno vissuto dei momenti meravigliosi, perché hanno conosciuto. Io ricordo una frase, Tommaso, che voglio dire, quando Elena disse, credo Elena, a Catanzaro disse, è stato come un papà. Ecco,
Perché questo è l'atteggiamento di Tommaso con la ecco qui abbiamo la fotografia con Tommaso, con Pino e Michienzi, che poi ci ha lasciato pochissimi anni dopo. Ecco, mi fa piacere vedere la far vedere la fotografia di Anna Maria, che è stata anche lei un'interprete eccezionale. E basta, vorrei chiudere qui se nessuno vuole intervenire, perché si è fatto tardi, Tommaso è stanco. Ecco, questo è un evento che abbiamo organizzato, ripeto, 20 anni. Ecco qua, ci sono pure io, gli stessi capelli, non mi sono cambiati i capelli però. I capelli sono sempre gli stessi, con qualche anno in più. Interrompo la condivisione, ringrazio Tommaso, ringrazio l'altro Tommaso, Mimmo, Andrea, Giuseppe D'Incà, Antonio Armentano che si è unito alla fine, Oreste, Montebello che cerca sempre di essere presente, il nostro Giovanni Cabassi che ci segue da Milano con affetto, Massimo Mastrorillo che stasera, non so perché Massimo, tu avevi paura di questo incontro, perché non era un po'... non era il tuo campo, no? Tu lo hai, diciamo, detto. Che le ultime due performance con femministe e teatro sono state dure. Però devo dire, e sono convinto che sono tutti d'accordo con me, che è stato bellissimo il tuo modo di presentarli. Hai spronato Geppi, che è venuto fuori un uomo diverso rispetto a quello che avevo avuto il sentore di fosse, però lui è stato veramente grande. Tommaso, certo, certo. Il mio abbraccio va a te, alla tua famiglia, alla tua gioia, alla tua felicità. Anna Maria è con noi. Salutamela tanto, Anna Maria. Ti saluta. Non vedo l'ora di vederla sul palcoscenico un'altra volta. Sì, sì, ma speriamo di vederla presto, di vedere presto questa compagnia. Ciao Tommaso! Eccola. Ciao Anna Maria, ciao! Ciao! Speriamo di vederla presto con questa compagnia del Teatro di Calabria a Roma, in qualche teatro importante, perché meritano, magari, certo. Meritano per davvero tanto. Certo. Meritano, sì, per davvero tanto. Che l'ho apprezzato tantissimo. Sono davvero straordinari. Ebbene, comunque i calabresi sono proprio troppi, ovunque ci stanno calabresi, una cosa imbarazzante. Massimo, ma lo sai che è vero? In qualsiasi, sì. In qualsiasi posto del mondo, Giovanni ce lo conferma. Porca miseria. Ci sono calabresi, devo dire anche siciliani, pugliesi. Ecco, io dico che se non ci fossimo stati noi in questo pianeta a rallentare il problema che l'umanità sta andando da un'altra parte, questa umanità si sarebbe già perduta da molto tempo. Noi stiamo facendo solo questo, stiamo cercando di trattenere questo andazzo, che forse non riusciremo a fermarlo mai, ma che siamo riusciti in qualche modo a trattenerlo, questo sì. Tommaso, davvero grazie. Davvero grazie, grazie a tutti voi. Grazie. E con Massimo ti aspetto in studio allora. Sì, ti vengo a trovare, mi fa molto piacere. Sì, ciao Tommaso, è stato un piacere incontrarti. Anche per me. Ciao, ciao. Grazie ciao, a tutti. Ciao a tutti. Ciao Tommaso. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao, 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 ciao a tutti. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, 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 ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Stanno diventando belle queste cose per online, chissà perché. Stanno diventando belle, ho chiuso. Alla prossima. Alla ciao. Prossima, Enza, ciao. Buonasera, ciao. Ciao, buona serata, ciao. Ciao, Domenico. Ciao, ciao. Ciao. E allora vi chiedo solo un momento per presentarvi CineSud Photo Magazine, la piattaforma online di informazione fotografica. Perché iscriversi alla newsletter di CineSud Photo Magazine? Perché chi frequenta la fotografia a qualsiasi titolo, forse ha bisogno di sapere tutto quello che in questo magazine tutti i giorni, puntualmente, viene scritto. Sono circa 100, tra professionisti, amatori, aziende, testimonial, che hanno aderito a CineSud Photo Magazine. Con loro puoi conoscere il loro lato umano, il rapporto con la fotografia, puoi vedere le proprie rubriche, puoi commentarle, puoi assistere alla presentazione dei libri, puoi assistere ai workshop che settimanalmente vengono tenuti sul nostro magazine. CineSud Photo Magazine forse è proprio quello che mancava. E forse proprio lo strumento che può esserti utile. Iscriviti subito alla newsletter.